Buongiorno a tutti, siamo a Scanzano Ionico Lido Torre per l'iniziativa Salviamo il Mare. L'organizzazione è della ASD Basileus con Giusy Romano, presidente. Dimmi un po' tutte le sigle che partecipano a questa iniziativa. Allora, organizzato dall'ASD Basileus, promosso e patrocinato dall'amministrazione comunale e anche in collaborazione col WWF Italia. E infatti qui vediamo tanti consiglieri comunali, assessori, tutti con Pasquale, fammi vedere la pinza. Il sindaco, vedi, armato di pinza. Giusy, però te lo devo dire, costo caldo, 40 gradi record, avete intenzione di pulire la spiaggia, ma insomma, potevate, ma voi morite qua oggi. Ma i volontari vanno anche contro il caldo e poi un bel bagnetto a fine raccolta non ce lo leva nessuno. Ah, quindi è previsto, sì, 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 è previsto. Senti Giusy, tu sei Mariangela Florio, anche tu sei della Basileus. Sì, l'anno scorso voi c'eravate tutte e due, io lo ricordo l'anno scorso, ho visto il video prima di venire, che c'era l'immondizia lì vicino a quell'isola ecologica, c'era immondizia da tutte le parti. Ma sì, quest'anno qui che dovete pulire mi sembra abbastanza qualcosina, pulito, dai. Qualcosina purtroppo c'è ancora, quindi bisogna comunque pulire e continuare a sensibilizzare alla cittadinanza attiva e al rispetto dell'ambiente. Però diciamo la verità, quest'anno le cose vanno un po' meglio, dai. Vanno un po' meglio, ma noi non ci accontentiamo, non ci accontentiamo. Noi cerchiamo sempre di migliorare, dottor Mela. Ok, ci abbiamo l'assessore all'ambiente Francesco Puppio. Assessore, si accontentano ma non troppo, non si fidano. E non mi accontento nemmeno io, dottor. Non ci accontentiamo, noi vogliamo sempre di più e stiamo lavorando per avere sempre di più. Senti, io ti ho sempre detto in questi giorni, bisogna venire alle 5 a vedere come sono le isole ecologiche, perché è in quel periodo che si raccoglie l'immondizia. Poi si possono far fare due giri a questa ditta invece di uno solo, tutti i giorni, senza riposo la domenica? Allora, stiamo concordando, proprio stamattina abbiamo preso accordo con la ditta che faranno un servizio giornaliero, quindi un servizio quotidiano di raccolta di, diciamo, dei litorali, e ci sarà un operatore che lavorerà per la raccolta manuale. Spazzamento ma manuale. Due giri si possono fare la domenica, i giorni di festa, se si raccoglie, se si raccoglie tutti i giorni arriveremo che la domenica è pulito. Questo è un impegno personale mio e dell'amministrazione. Anche chiesto, sì. Avete invitato gli operatori economici privati a fare delle recinzioni alle isole ecologiche per non far vedere l'immondizia in primo piano. Il comune non può attrezzarsi per fare anche lui delle recinzioni invece di avere quelle isole, tutti i cassonetti che si vedono caduti, pieni di immondizie, eccetera? Abbiamo avuto proprio oggi l'autorizzazione dal demanio per installare le isole quindi l'abbiamo avuta oggi, ci attrezzeremo nei prossimi giorni per poterle fare. Si potrà questo fare è un impegno del sindaco in più che dell'assessore. Assessore, però da te io voglio questa promessa, che quest'anno le scene che abbiamo visto negli anni scorsi, intanto vediamo che veramente raccolgono qualcosa le ragazze qua, le scene che abbiamo visto l'anno scorso non si debbono ripetere. Assolutamente no. È un impegno dell'assessore. È un impegno personale. Dammi la mano, assessore. Grazie, assessore. Prego. Sindaco, c'è un mio follower che mi ha scritto almeno 10 volte, ma perché tutti gli altri comuni hanno la bandiera blu e Scanzano no? E io ho detto, cedi ai nuovi amministratori. Sì, perché Scanzano c'è la bandiera? Filippo, noi siamo insediati da un mese e mezzo. Non ho quello abbiamo sa- non, la raccolta non voi. Differenziata che supera il 70%. Siamo intorno al 73% e quindi abbiamo i requisiti per avviare l'iter con il Ministero dell'Ambiente. Lo stiamo già facendo, prendendo un appuntamento con il Ministro dell'Ambiente Pichetto, per poter finalmente dare anche a Scanzano la bandiera blu. Qualche giorno fa un comunicato dell'assessore all'ambiente Puppio, dove i prelievi dell'acqua portano, diciamo, un valore importantissimo della nostra qualità delle acque, quindi siamo pronti perché nel 2024 anche i servizi per i portatori di handicap, le passerelle per arrivare fino al mare, l'educazione ambientale, tutte queste cose non ci sono ancora, saranno fatte per l'anno prossimo. Abbiamo ordinato qualche giorno fa da un'azienda locale le passerelle per i disabili, perché il demanio ci ha autorizzato ad un'area
proprio per i disabili e per continuare anche le passerelle esistenti che erano ingiabbiate, abbiamo pulito e portarle fino a mare. Stiamo lavorando piano piano per ridare a questa comunità quello che merita. Fammi salutare anche la consigliera comunale di opposizione Felicetta Salerno, che pure partecipa a questa iniziativa. Sindaco, domanda clou, risposta clou. L'anno prossimo Scanzano Ionico avrà la bandiera blu? Certamente sì. Ok, ok, mi basta questa risposta. Giuse, eccomi. Non solo oggi, sotto questo sole record, a raccogliere l'immondizia per salvare il mare di Scanzano Ionico, ma anche un'altra data. Sì, abbiamo un'altra raccolta, anzi invitiamo chiaramente sì, tramite tramite la pagina del dottor Mele a partecipare il 24, quindi lunedì 24 sì, alle 16:30 procediamo con la pulizia delle spiagge del Lido Bufaloria e del Lido anche Terzo Madonna. Ok, quindi oggi è lunedì 24. Ragazzi, grazie a tutti per questa iniziativa di sensibilizzazione. Datevi da fare, gli amministratori comunali in primo luogo, di maggioranza e di minoranza, ci sono, ma non solo oggi, ma si diano da fare per risolvere. Posso riprendere questa bimba, la più piccola partecipante a questa iniziativa? Che c'hai in mano? La mascotte, una pinza, faranno lavorare pure te. Ma tu partecipi volentieri? Dici, rispettiamo l'ambiente. Rispettiamo l'ambiente. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie.